Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora ragazzi, oggi ripartiamo con la rubrica di nuovo della conservazione delle esche e oggi vi faccio vedere la conservazione del gamberetto, però non nel polistirolo. Oggi allestirò un piccolo acquario che mi hanno regalato e in modo tale che vi faccio vedere lo stato dei gamberetti e di come si conservano. Va bene, cominciamo. Allora ragazzi, come prima cosa ci dobbiamo automunire di un acquario. Questo è un acquario più o meno 40x40, questo servirà solo alla conservazione dei gamberetti. Come seconda cosa dobbiamo procurarci un ossigenatore. Ok? Dopodiché io ieri sono sceso in spiaggia per procurarmi qualche bella pietra. E dopo vi spiegherò perché devo metterli dentro le pietre. Allora, cominciamo dal mettere qualche bella pietra. Ovviamente facendo molta attenzione perché il vetro è molto delicato, quindi potrebbe scheggiarsi, rompersi e quant'altro. Questa è un'operazione che ci possiamo divertire come meglio vogliamo, perché di pietre sulla specie ce ne sono tante, quindi possiamo prenderle di tutte misure e forme. Ok ragazzi, ora fatto questo procedimento qui, per aver sistemato le pietre, gli aggiungiamo l'acqua di mare. Allora ragazzi, in questo tipo di acquario penso che una ventina di litri di acqua di mare possono andare anche a bene, anche perché mettendone tanta potrebbero saltare e fuoriuscire. Questo è un acquario senza tappo che poi più là aggiungerò anche una piccola luce. Allora, ora l'acqua l'abbiamo riempita, ora mettiamoci i gamberetti. Ecco qua i nostri amati amici gamberetti. Ok. Allora, fatto questo procedimento, ragazzi, ora accendiamo l'ossigenatore e via. Ok, questo è quanto. Allora, come già vi stavo elencando, ora vi mostro un po' il tutto. Allora, ragazzi, eccoci qui. Come vi stavo dicendo prima, conservarli in questa maniera
non è come conservarli nel polisterulo, come vi ho fatto vedere nel video precedente. Il polisterulo li tiene molto più in vita rispetto a questo procedimento, però fa diventare il gamberetto bianco, perché il gamberetto assume la colorazione, il mimetismo che nell'habitat dove lui si trova. Quindi in questo caso, mettendoli qui in questo piccolo acquario con queste pietre bianche, il gamberetto diciamo, conserverà bene queste striature che ha sopra qui, queste striature, e non cambierà il colore. Con questo procedimento possiamo comunque mantenere i gamberetti a lunghissima, lunghissima vita. Quindi, se noi siamo impossibilitati ad andare a pesca, diciamo, possiamo utilizzarli anche dopo 2, 3, 4 settimane. È tutto in base a quanto ce ne prendiamo cura. Ok, amici miei. Spero che anche questi pochi minuti di video vi siano tornati utili. Conservare i gamberetti in questo modo è molto meglio di conservarli nel polistirolo, però conservarli così ci aiuta a mantenere la colorazione originale del gamberetto. Ovviamente sono tutti piccoli fastidi che bisogna prendersi per avere cura delle nostre esche, al meglio. Ok, bella gente. Allora, io spero domani di essere a pesca, di farmi una bella uscita a pesca. Come al solito sono sempre contento che visualizzate i video, lasciate il like, vi iscrivete, continuate sempre a farlo perché prossimamente ci saranno delle belle novità. Come vi avevo già accennato, molto probabilmente domani usciamo a Bolognese, sperando di effettuare qualche bella cattura, anche perché il mare è fatto così: un giorno ti dà il mondo e un giorno e 10 giorni ti fa tornare a casa a mani vuote, però va bene così. Questo vuol dire essere sportivi. Non importa il tempo che si impiega, importa quanta passione ci si mette in quello che si fa. Vi lascio un piccolo pezzettino di video alla fine con una bella cattura effettuata da Marco ieri sera, una bella spigola. Sono contentissimo per lui, complimenti ancora Marco, sono orgoglioso di te. E niente, per qualsiasi domanda lasciate il like, lasciate il commento e che dirvi, una buona giornata a tutti. Un saluto da Giuseppe. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Allora ragazzi, Marco si è ritirato appena da pesca. Marco, cosa hai pescato oggi? Oee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 
bravo a Marco.